Amici followers, vi do il benvenuto in questo nuovo video dedicato a Dragon's Dogma 2. Come ben sapete ragazzi, il titolo in questione sta letteralmente bussando alle nostre porte ed è già prospettato come uno dei contendenti al titolo del gioco dell'anno. Potreste essere tentati di preordinare il gioco e magari optare per l'edizione deluxe più costosa. Considerando che l'edizione deluxe di Dragon's Dogma 2 includerà una serie di extra, oggi voglio analizzare con voi tutti gli oggetti inclusi nelle diverse versioni del gioco, in modo che possiate decidere da soli se valga la pena l'upgrade. La prima cosa da confrontare è la differenza di prezzo, con l'edizione standard che costa circa 65 euro e l'edizione deluxe che ne costa 75. Quindi, che cosa ci offrono di più con questa differenza di prezzo? Il primo oggetto dell'edizione deluxe è l'equipaggiamento da campeggio, la tenda, nello specifico il kit da campeggio dell'esploratore, che è un set speciale che diventa disponibile per l'acquisto nei negozi di gioco durante il vostro viaggio. Sarete in grado di accamparvi in diversi luoghi prestabiliti per passare le notti, parlare con i vostri compagni, cucinare della carne e quindi recuperare gli HP. Questo equipaggiamento da campeggio, ragazzi, è semplicemente un cambiamento estetico rispetto a quello predefinito che viene fornito di base. Detto questo, potrete comunque guadagnare diversi tipi di equipaggiamento da campeggio durante il gioco, quindi potrete comunque personalizzare la vostra tenda senza dover acquistare questo extra. Tuttavia, a discrezione vostra, se volete che il vostro accampamento abbia un aspetto diverso, non avrete altra scelta se non acquistare l'edizione deluxe. Inoltre, a proposito di vanità, l'edizione deluxe includerà anche la collezione di musiche e suoni di Dragon's Dogma, che vi permetterà di cambiare alcuni dei brani musicali e degli effetti sonori nel gioco originale. Che dire, se siete dei fan della colonna sonora originale, sicuramente questo potrebbe fare al caso vostro. L'edizione deluxe includerà anche 1500 cristalli Rift, che è una valuta speciale che potrete guadagnare nel gioco per assumere pedine o acquistare oggetti speciali. La maggior parte dei vostri companion che assumerete nel gioco sarà di livello simile al vostro e in quel caso non dovrete spendere molti cristalli per poterli assumere. Tuttavia, se desiderate assumere una pedina di livello superiore, avere più cristalli di Rift sicuramente sarà molto utile. Però lasciate che vi dica una cosa, ragazzi, che se voi volete ingaggiare una pedina particolare di livello superiore e questa pedina ce l'ha un vostro amico nella lista degli amici, non vi costerà assolutamente niente. Nel Dragon's Dogma originale c'era il negozio di Rift, dove potevate acquistare oggetti speciali in cambio di cristalli. Molti di questi oggetti erano cosmetici, come tinte per capelli, pigmenti per la pelle, occhiali, costumi e gioielli, ma c'erano anche alcune armi che potevate acquistare con questi cristalli, alcune delle quali erano incredibilmente potenti. Detto questo, ragazzi, 1500 cristalli di Rift non sono particolarmente tanti. Considerate che avrete la possibilità di ottenere circa 100 cristalli di Rift con ogni nemico ucciso, se sarete fortunati. Quindi non credo davvero che 1500 cristalli extra offerti da questa edizione siano un incentivo sufficiente per giustificarne l'acquisto. Tuttavia potreste prendere in considerazione altri extra proposti in questa edizione. Il primo è la pietra di cuore di drago, un oggetto consumabile che vi consente di recuperare istantaneamente la vita e quindi riportarvi in vita. Queste pietre possono essere utilizzate per riportare in vita anche degli NPC caduti. E considerate che con l'annunciato rischio di invasioni dei mostri nelle città di Dragon's Dogma 2 e la conseguente morte permanente degli NPC, queste pietre potrebbero rivelarsi molto utili. Tuttavia, considerate che nel primo gioco potevate ottenerne diverse, soprattutto considerando che nella trama principale dovevate presentarne circa 20 per proseguire. Non sembrano quindi essere così rare. E osservando anche molte anteprime di gameplay, sembra proprio che i personaggi dispongano già di diverse pietre del risveglio, riducendo ulteriormente quindi il loro valore extra dell'edizione deluxe. Indipendentemente da ciò, queste pietre sono un oggetto molto utile in Dragon's Dogma 2. Passiamo quindi al prossimo oggetto incluso nell'edizione deluxe, ed è l'arte della metamorfosi, ed è un semplice libro monouso che consente di modificare l'aspetto della Risen o della pedina principale. Se considerate i giochi precedenti di Capcom, c'è la possibilità che la stessa azienda venderà queste modifiche dei personaggi con microtransazioni, proprio come hanno fatto con i Monster Hunter. Lasciate che vi dica una cosa, ragazzi, probabilmente nei prossimi mesi o addirittura settimane vedremo delle mod che interverranno proprio su questo aspetto, quindi la reputo una cosa abbastanza inutile.
Il successivo oggetto è il segnale di fumo Attira Arpie, che metterà un profumo in grado di attirare appunto questo tipo di nemico. Considerando che le arpie sono nemici abbastanza comuni e fastidiosi e voleranno sopra la vostra testa cantando una nenia per addormentare i vostri personaggi, potrete usare questo oggetto per attirarle a terra e affrontarle più facilmente. Tuttavia ci sono già diverse modalità per affrontare le arpie nel gioco base ed è molto probabile che voi possiate ottenere alcuni di questi segni arpie, diciamo, durante lo svolgimento del gioco. Quindi non credo quindi che sia un extra così importante, specialmente considerando che le arpie sono un nemico molto debole che può essere facilmente sconfitto. Infine abbiamo l'incenso dell'ambivalenza, un oggetto consumabile che potrete usare per cambiare l'inclinazione della vostra pedina principale. Un altro oggetto incluso nell'edizione è il pendente dell'affetto, un semplice oggetto pensato per essere regalato ad un NPC per aumentare l'affinità. Se avete un interesse romantico per un certo personaggio, oppure se volete migliorare i vostri rapporti con un venditore per ottenere accesso a oggetti migliori, questo è l'oggetto da utilizzare. In Dragon's Dogma 1 molte missioni potevano essere influenzate dall'affinità con gli NPC e naturalmente quello con cui avrete il rapporto più stretto sarà importante per la trama. Anche se l'uso di questo pendente semplifica il processo, costruire affinità con gli NPC dovrebbe essere altrettanto accessibile in Dragon's Dogma 2 grazie all'ampia interazione con i personaggi, se considerate anche quello che potrete fare nell'accampamento. L'altro oggetto presentato è la chiave improvvisata della prigione, che vi permetterà di entrare e uscire dalle celle di prigione. In Dragon's Dogma 1, se vi ricordate, potevate finire in prigione per varie azioni, come per esempio attaccare casualmente gli NPC, oppure lanciare incantesimi a raffica in città. Oblivion Docet. Anche se ottenere la chiave della prigione non era difficile nel primo gioco, in caso contrario c'erano comunque modi per uscire dalla cella. E penso che questo non cambierà molto per Dragon's Dogma 2. Ci sono da tenere in considerazione altri oggetti che potrete ottenere sia nell'edizione standard che in quella deluxe, anche se sono esclusive per il pre-order. È importante notare che questi oggetti non saranno più disponibili dal 22 marzo, data di uscita del gioco. Il primo set di oggetti che potrete ottenere come bonus pre-ordine è il quartetto di armi, un insieme di armi per ciascuna delle quattro diverse vocazioni disponibili all'inizio del gioco, quindi il combattente, ladro, mago e arciere. Queste armi avranno un attacco base più elevato rispetto a quelle disponibili all'inizio del gioco e, come si può vedere dall'immagine, avranno un accento leggermente dorato. Tuttavia, potrete facilmente sostituire queste armi con altre più potenti man mano che avanzerete nel gioco. Quindi, ragazzi, dal mio personalissimo punto di vista, le trovo particolarmente inutili. Infine, ragazzi, come bonus del preordine c'è l'anello della serenità, che non si sa cosa faccia, non ci sono informazioni in merito e onestamente, boh, vabbè, vedremo quando uscirà il gioco. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per la visione del video, mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e come sempre noi ci vediamo alla prossima per nuovi contenuti. Ciao a tutti, ragazzi.